Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eccomi di nuovo qui con voi a parlare di IKEA e dopo due belle classifiche a tema accessori, oggi vorrei farne una a tema mobili, anche perché penso che potrebbe essere davvero utile per chi magari è dubbioso su qualche acquisto più importante. La classifica dei mobili top avrà soltanto 5 elementi invece di 10 come le altre, perché va bene che ho praticamente tutta casa arredata con IKEA, però qui ho voluto raccogliere solo quei mobili di cui sono davvero entusiasta e che quindi consiglierei a tutti. In generale mi trovo bene con tutti i mobili che abbiamo acquistato, c'è poco o niente che cambierei, però ecco, questi 5 sono davvero top e quindi mi fa piacere condividerli qui con voi sul canale. Perciò partiamo subito con la classifica. Al quinto posto ci metto la mia cucina. Se ricordate, avevo già fatto un video tipo 2 anni fa in cui vi parlavo in dettaglio solo della cucina. Se non l'avete visto, ve lo lascio giù in info box. In ogni caso, in questa classifica non voglio mettere tanto la cucina in generale, che comunque qualche difettuccio ce l'ha, ma proprio i mobili Method, che sono quelli che la compongono. Sulle cucine IKEA le opinioni sono veramente discordanti, si passa da chi le trova fantastiche e dice che anche pagando 3 volte il prezzo non si riesce comunque ad ottenere una qualità migliore, e chi invece dice che fanno schifo, che sono fatte di cartone e che nel giro di pochi mesi si distruggono completamente. Ecco, per quel che mi riguarda vorrei riportare un po' di equilibrio tra queste due posizioni, perché se è vero che anche nel mio caso alcuni elementi non sono proprio eccellenti, come ad esempio il frigo o l'acciaio di piano cottura e lavello, è altrettanto vero che io mi sono trovata davvero benissimo con i mobili, con i Method, che sono la base di tantissime cucine di IKEA. Qui il legno è veramente bello robusto, infatti è molto molto pesante, anche a montarli abbiamo sentito la differenza con altri mobili che abbiamo in altre zone della casa. I ripiani sono ben studiati, possono essere riempiti di roba anche molto pesante, ma veramente non fanno una piega, e tutta quanta la struttura, dalla barra che tiene sui pensili, al top, ai cassetti, alle ante, è tutto molto molto robusto, tant'è che in questi anni non hanno avuto nemmeno una scalfitura. Poi alcuni di voi mi stanno scrivendo che ultimamente la qualità dei mobili IKEA si è abbassata tantissimo. Io sinceramente non sono molto informata su questo argomento, non ho delle fonti verificabili e quindi mi limito a dirvi quello che ho in casa, e di conseguenza posso dirvi che questi mobili Method acquistati a luglio del 2016 sono stati un ottimo acquisto e di conseguenza lo consiglierei a tutti. Procediamo con la quarta posizione, che va a pieno titolo a lui, al mio tavolo da pranzo allungabile, acquistato anche lui tra le prime cose a luglio 2016. Su questo tavolo io passo davvero una marea di tempo, anche perché non lo utilizzo solo per i pasti, ma anche per lavorarci, per montarci i video. Infatti, come sapete, io non ho una zona dedicata, una postazione, un ufficio, e di conseguenza questo tavolo è anche la mia scrivania. E tra l'altro lo utilizzo anche per provare i progetti creativi prima di andarli a filmare, quindi questo tavolo ne ha viste veramente di tutti i colori ed è ancora come nuovo. Di questo tavolo mi piace tantissimo la solidità, sta perfettamente piantato a terra, non ha traballamenti di nessun tipo, e poi la finitura è veramente comoda perché anche se ha la trama effetto legno non si rovina davvero con niente. Adoro il fatto che le gambe siano proprio sull'angolo e non un po' rientranti, perché in questo modo ovunque tu sia seduto non hai mai la gamba che ingombra tra le tue gambe. E l'altra cosa che mi piace tantissimo è che si allunga e ci stanno comodamente 8-10 persone. Ora, in questa casa non possiamo allungarlo più di tanto perché il soggiorno è troppo piccolo, però abbiamo fatto alcune prove in alcune occasioni particolari e posso dirvi che è davvero comodo. Se mai un giorno riuscirò ad avere una casa più grande, lui sarà già perfetto. Saliamo sul podio con un meritato terzo posto per questa scarpiera bianca con i 3 scomparti che io tengo nel mio piccolo ingresso. Questa, che vista così non sembra nulla di particolare, in realtà si è rivelata uno degli acquisti più utili e pratici fatti da IKEA.
La trovo davvero funzionale anche in uno spazio piccolino come l'ingresso di casa nostra ed è capiente quanto basta per quelle che sono le nostre necessità. Da fuori il design è molto semplice e lineare, non ci sono né maniglie né pomelli, cosa che sinceramente io preferisco in questi piccoli mobili che devono un po' passare inosservati. La struttura è resistente, le scarpe ci stanno comode e sono comode da prendere e da posare e con 4 paia di scarpe per scomparto ne contiene in tutto 12 paia, che per me è un numero ottimale. Ora, se avete una collezione da centinaia di scarpe per ogni stagione e per ogni occasione, chiaramente questo spazio vi sembrerà molto ridotto, ma io sono in realtà una persona basilare da questo punto di vista. Tendenzialmente compro un paio di scarpe da ginnastica, le utilizzo fino a che non si distrugge la suola, dopodiché le butto via e ne compro un altro paio. Quindi per me questo è stato davvero un acquisto ottimo e ve lo consiglio sicuramente. Secondo gradino del podio per un mobile che è un classico di IKEA, presente penso nell'80% delle case di chi arreda con IKEA ed è il Kallax. Questo mobile è davvero molto molto versatile, infatti se cercate online lo trovate utilizzato praticamente in ogni ambiente della casa. In camera da letto, in soggiorno, nell'ingresso, nella stanza dei bambini, e questo perché in base alla disposizione e ai contenitori che ci si mette all'interno può cambiare completamente estetica e funzione. Io ad esempio l'ho utilizzato in bagno come organizzatore per i panni sporchi e mi ci trovo super bene. Questo è un mobile molto meno robusto rispetto ai mobili della cucina, ma in realtà ha una struttura perfetta per le funzioni per cui è pensato. Adoro che ci siano tante disposizioni possibili, con 2, con 4, con 8 spazi, che possa essere posizionato in verticale o in orizzontale e anche che IKEA faccia tantissimi contenitori che si adattano al Kallax con tanti stili diversi. E poi naturalmente mi ci trovo benissimo con la funzione che gli ho dato io in bagno, mi ha risolto un sacco di problemi di disordine, ora faccio la lavatrice davvero in un attimo e devo dire che esteticamente mi piace anche molto di più rispetto ad un classico 7 giorni. Quindi ecco, questo Kallax con qualsiasi funzione voi decidiate di utilizzarlo per me è consigliatissimo. Ed eccoci arrivati alla prima posizione, occupata senza ombra di dubbio dal mio tavolo richiudibile Norden. Di questo tavolino non posso far altro che parlare benissimo, l'ho preso nel 2018, quindi ormai 4 anni fa, ed è stato un acquisto azzeccatissimo. Avevo aspettato un po' ad acquistarlo perché il prezzo era altino già allora, ma l'ho sfruttato tantissimo, è il posto dove realizzo tutti i miei progetti creativi, dove filmo tutti i miei video e di conseguenza dopo l'uso intensivo che ne ho fatto in questi anni posso dirvi che vale tutti quanti i soldi spesi per acquistarlo. Ha due pezzi a ribalta, quindi quando è chiuso tiene davvero pochissimo spazio, tant'è che riesco a tenerlo persino nel mio ingresso, che come vi ho detto è piccolino, e una volta aperto invece diventa bello lungo, infatti quando lo utilizzo per filmare uso in realtà soltanto una delle due ribalte, altrimenti non ci sarebbe nemmeno nella mia camera. E l'altra cosa comodissima sono i cassetti che sono utilizzabili sia quando è aperto sia quando è chiuso. Hanno in realtà una forma stretta e lunga, quindi un po' strana, ma riesco comunque a farci stare tantissima roba. Anche questo, come i mobili della cucina, è robustissimo, infatti è parecchio pesante, ma è una cosa positiva perché almeno una volta aperto rimane bello bello stabile. Nonostante l'utilizzo intensivo che ne ho fatto in questi anni, con continui spostamenti, continui apri e chiudi, è ancora praticamente perfetto. E considerate che io qua sopra ci ho fatto veramente di tutto, ho realizzato cose con il cemento, con qualunque tipo di vernice, ho preso oggetti a martellate, ho segato pezzi di legno. Ho messo sempre solo come protezione un cartoncino bianco e nulla di più, quindi posso dirvi che se ha resistito a me, resiste veramente a tutti. Bene, questa è la mia personale classifica dei 5 mobili top di IKEA. Ora naturalmente vi aspetto giù con like e commenti per sapere che cosa ne pensate, per scoprire se vi rivedete in questa classifica e se magari avete qualche mobile di IKEA con cui vi trovate particolarmente bene e che volete consigliare qui.
Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche, così sarete sempre aggiornati su tutti i nuovi video che pubblico. E poi, se vi fa piacere, vi invito a venire a seguirmi anche sul mio Instagram, dove tutte le settimane pubblico sempre tanti contenuti in più. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.